E questo è un prete, ed è Don Abbondio. Non c'è nella letteratura del mondo un prete più fia della mignotte, più contrario a qualsiasi necessità della missione di un prete. È un piccolo uomo, stupido, volgare, pauroso, servo dei credenti. E lui che era un credente, però sapeva il pericolo qual è. E sono questi qua, che rendono tutto banale, tutto stupido. Come Dante, invece, Dante nel suo racconto intero mette insieme persone vere e personaggi finti, personaggi della letteratura. Mette insieme, non so, Francesca da Rimini con un personaggio di un libro, non so, Tristano. E chi è Tristano? Mai sentito nominare, no? Non c'è, non esiste. Però lui lo mette insieme, che per lui è la stessa roba, perché lui era un poeta concreto, carnale. Lui faceva la lingua come un fabbro. Ed era un dialetto. Però era riuscito, con quel dialetto, a parlare di tutto, delle cose più difficili dell'umanità, semplicemente, come uno che racconta una favola, dentro in questa sua orchestra di ragazze innamorate. Lui, Dante, lasciamo stare Manzoni che è un altro discorso, Manzoni tradotto da Goethe per altro, un momento. Giuseppe Verdi, che non era nessuno, era un grand'uomo. Fra l'altro era repubblicano, odiava i Savoia e si è dovuto portare questo grido viva Verdi, che voleva dire viva Vittorio Emanuele II re d'Italia. Era una cosa che non sopportava. Tant'è vero che quando il caso Savoia gli ha proposto la decorazione che si chiamava, che sarebbe poi l'equivalente a questa, che c'ho io, il collare della Santissima Annunziata, con il quale si diventava cugini del re, lui non l'ha accettato, ha detto no, no, guardate, io vedo, soffro troppo vedere i cani con quel collare. Verdi diceva di Manzoni, se fosse possibile, concepibile, inginocchiarsi davanti a un uomo, io davanti a Manzoni lo farei. Giuseppe Verdi, uno dei più grandi uomini della storia della musica, no? Che sapeva di politica, è stato senatore, c'è un discorso che lui fa, un giorno me lo porterò, discorso che Verdi ha fatto in Senato prima di mandare a fanculo. Ha fatto un discorso sullo stato del tempo, non li ha voluti più vedere, e poi anche la difficoltà del teatro, delle cose, la censura che veniva sottoposta, e gli ultimi anni si firmava Giuseppe Verdi agricoltore. C'era stufato. E poi a 80 anni, la mia età, ha cambiato il modo di scrivere, perché ha fatto un incontro con un grande genio, che è lo Shakespeare, il Dante, l'Eschilo e il Freud della musica. C'è un mio programma che farò con mio fratello in cui col pianoforte, che c'è un'idea di Lorenz Masel, un grandissimo direttore, molto intelligente, che ha preso tutta la tetralogia di Wagner, quello che ha fatto con l'orchestra, mettendo tutti i temi uno dietro l'altro. Ed è una cosa meravigliosa! E siccome mio fratello è un grande pianista, oltre che un compositore, eccetera, eccetera, ha costruito, ha cercato tutte le riduzioni e gli adattamenti per pianoforte che c'erano nei programmi dei pianisti dell'Ottocento, che facevano pezzi di opere e di cose lì. E ha messo tutti i temi, faremo proprio al Teatro Lione, faremo questo Wagner con tutti i temi e sapete a chi assomiglia? È impressionante! Al più grande scrittore di musica per pianoforte che sia mai esistito. Non c'era nessuno prima di lui, neanche Beethoven. Prima di lui o dopo di lui. Questo si chiama Frédéric Chopin. Da cui deriva tutta la musica moderna, perfino il jazz. Puccini è fatto
di Chopin, Ravel, tutti. Vabbè, allora dicevo, gli equivoci della socialità, la polis, e dov'è? E lui a questo mirava, però lui ha fatto l'uomo politico, ma credo che abbia rubato. Era come tutti, l'hanno cacciato via. E questo gli ha distrutto la vita, perché gli sarebbe tanto piaciuto essere senza rubare. E invece l'ha fatto. E poi c'è un'intuizione che farò vedere, che oltre alla geniale intuizione di aver messo il diavolo nel gelo, pensate, il male è congelato, è in moto, però basta niente e si scioglie, e diventa terribile, no? Il gelo, Satana sta nel gelo, non ha mai pensato nessuno una cosa. Ma l'altra intuizione, la leggeremo, è nel pezzo comico della sua commedia, che è Malebolge, dove stanno i barattieri, quelli politici, commercianti, insomma, questi di adesso, la mafia, insomma, che adesso, e stanno tuffati dentro la pece, che altro non è che l'origine del petrolio. Io lo dico io adesso, non lo sapeva che la pece faceva il petrolio. Però lì li ha messi, perché? E fa il paragone a quella pece con cui pitturavano le chiglie delle navi nell'arsenale. Arsenale è una parola turca, eh? Arsenal. I veneziani. Quale nell'arsenale dei veneziani bolle qua giù la bollente pece? No, poi ve lo dirò anche questo. Queste 4-5 intuizioni. Poi l'altra cosa folgorante è la storia con Brunetto Latini. Brunetto Latini era, diciamo, un Pasolini molto più universale ancora. Ed era frocio, come si dice qua a Roma, ma frociaccio proprio. E come lo tratta? Con una delicatezza. Non sappiamo bene, no, noi rapporti di sesso non ci penso proprio, perché... Ma non sappiamo quando, perché le date non... Perché lui è morto 28 anni, Brunetto Latini, era uno che ha scritto la più grande e importante enciclopedia dell'epoca, che l'ha scritto in lingua d'Oil, che sarebbe provenzale. Perché la conosceva meglio. E poi tradusse dall'arabo una specie di Divina Commedia, scritta in Spagna da uno scrittore arabo-spagnolo. E lui lo considera suo maestro. E c'è dedicato a Brunetto Latini una cosa, perché c'è questa gente che deve stare sempre in gruppo, che si difende, perché è una cosa di intuizione geniale, no? Che fanno le cose, l'orgoglio adesso fanno, però quelle cose lì stanno, perché c'è, che è un modo per immaginarsi in realtà. E stanno sempre nell'inferno, sono tutti insieme, però ogni tanto qualcuno svicola e questo... Perché riconosce questa figura che Brunetto Latini riconosce Dante. E allora, ma cosa sei qui? Ecco, e allora Brunetto Latini gli spiega certe cose e lui poi gli dice, forse uno dei più bei versi di Dante, tu mi insegnasti come l'uomo sia eterno. Ditemi voi un poeta che riesce a stabilire il valore della cultura in questo mondo, in quel modo lì, è gigante, insomma. E poi lo descrive mentre va a raggiungere quelli, camminando in una maniera da checa proprio, lo descrive, però con un affetto, una pietà, sapendo che la pietà, che l'amore, che spesso fa anche ridere. Lui e Shakespeare, e prima i tragici, sono i più grandi cultori e operatori della poesia. Fortunatamente c'è rimasta quest'opera, poteva andare anche persa, c'è rimasta. Lui ci ha lavorato tanto, ogni tanto ci sono dei versi che non stanno in piedi perché non gli tornava la lingua, però si inventava parole che non esistevano, che poi sono rimaste, modi di dire infiniti. Come anche il modo di dire di Manzoni,